usata la prova della squadra 2-0, forse 1-0-0 è stato decisivo, tu con due palle, soprattutto quella su Cassano mi è sembrata la più difficile. Sì, non è stata una parata facile, sicuramente sono contento, ma ecco appunto, anch'io vorrei elogiare la prestazione di tutti, perché penso si sia visto lo spirito, la voglia di vincere già dal primo minuto, siamo partiti forte, volevamo riscattare le ultime due partite non brillantissime, scusate la voce, ma ho finita, e ecco, sono contento. Chiarini? Il momento è per te, nel senso che insomma sei partito con una gerarchia che è stata in qualche modo ristabilita, invece l'anno scorso tu e le Zerini vi siete alternati, adesso ti sei ritrovato un po' ricatapultato in campo, quanto è stato difficile risettarti anche mentalmente, perché comunque immagino non sia semplice, e quanta fiducia stai guadagnando avendo continuità in campo? Ma io cerco di sfruttare ogni occasione, la fiducia in me è stata dimostrata dalla società con il rinnovo prima che iniziassi a giocare, e questo ecco, ringrazio il presidente, ringrazio il direttore. E niente, cerco di fare del mio meglio, a volte si riesce, a volte no, e aspettiamo il rientro anche di Luca che sicuramente ci darà una mano. Tognali, cosa è diventato il Brescia per te? Tu sei qua da una vita, qualcuno di tanto se lo dimentica, no? Il calcio senza più bandiere, tu anche se magari non hai grandi presenze perché sei stato spesso il secondo, però sei una sorta di totem, no? Per questa squadra, questa società. Per me Brescia ormai è una seconda casa, sono 10 anni che sono qua, e niente, infatti sono molto contento, ecco, del rinnovo, di restare qua altri anni, e voglio dare una mano alla squadra, come ho cercato sempre di fare, e speriamo di farci belle soddisfazioni quest'anno. Si guarda avanti o si guarda ancora le spalle? O non guardate la classifica proprio? Io la guardo. Meno male. Però guardo le spalle, dico la verità. Guardo sempre le spalle perché comunque lo scorso anno è stato un anno difficile, quindi non vogliamo ripetere gli stessi errori. Cerchiamo di portare a casa prima possibile più punti e poi una volta saldi penseremo ad altro. Prima se non hai inteso male, ma ha detto che c'è ancora qualche scoria dell'anno scorso da tirare via, mi ricollego al discorso che hai fatto proprio adesso, cioè fino a che punto l'esempio e il ricordo della scorsa stagione può fungere appunto da monito, da lezione preziosa da mettere in un cassetto, e invece quanto respirando lo spogliatoio rischia comunque di diventare un freno magari nei momenti di difficoltà, un pochettino uno spettro da allontanare. Sicuramente ci serve la lezione, quello che è successo lo scorso anno, ma ti assicuro che lo spogliatoio non vive un dramma dopo una sconfitta, non è quello che cambia, ecco, l'umore, perché c'è sempre tanta voglia, davvero, durante gli allenamenti c'è uno spirito positivo, ecco. Per questo vogliamo, dopo l'insegnamento dello scorso anno, fare più punti possibili, perché l'anno scorso siamo partiti giro di ritorno male, facendo molte sconfitte, e quindi quest'anno vogliamo partire bene. Sono 6 punti, no? Ultimissima No, è una battuta, prendere un po' a sorridere, visto che tu sei appassionato di basket, ti vediamo spesso alla Germani. Più facile che la Germani rivinca la Coppa Italia o che il Brescia vada ai playoff? Tutte e due, si può dire. No, farò il tifo sicuramente per la Germania e spero ecco, di arrivare ai playoff, perché dopo quello che è successo lo scorso anno sarebbe bello, e quello che ci meritiamo. Allora non è vero che guardi indietro? Uno ci spera di arrivare ai playoff, però io guardo indietro, però spero anche di arrivare ai playoff. Giustamente, ci mancherebbe. Ma è giusto. Grazie mille. Grazie.